Vabbè, rispondo così. Allora, sulla sovranità monetaria, sì, cioè, sempre di più si sta parlando. Anche qui io sono comunque contento quando si apre il dibattito, che almeno se ne parla, poi essendo favorevole e contrario, sull'eventuale uscita dall'euro. Allora, è vero che la situazione europea in questo momento ha contribuito alla tempesta perfetta, nel senso che normalmente quando un paese si trova in difficoltà, in crisi, in recessione, alcuni strumenti di politica monetaria che può mettere in campo solitamente, anche l'Italia pure qui l'ha fatto diverse volte. Una è banalmente stampare soldi, se sono in deficit li stampo i soldi come banca centrale. Il problema è che se stampi i soldi crea inflazione. Se la quantità di beni e servizi che hai in un'economia è quella e stampi più soldi per una data ricchezza, i soldi valgono di meno. Quindi crea inflazione, però nel breve periodo pareggi se c'è un deficit. Un'altra possibilità che hanno gli stati classicamente è quella di svalutare la propria moneta. Finché avevamo la lira, noi svalutiamo la lira rispetto al marco, è più facile esportare in Germania, è più difficile importare dalla Germania, quindi aumentiamo le esportazioni, diminuiamo le importazioni e rimettiamo a posto i conti pubblici. Oggi chiaramente gli stati aderenti all'euro, la Grecia non ha più la dracma, non può stampare soldi e non può svalutare la propria valuta. Quindi siamo incastrati tutti in un'unica zona monetaria con degli squilibri enormi all'interno di questa zona monetaria. Quindi è andato tutto bene finché le cose andavano bene, quando è arrivata la crisi finanziaria e ha creato delle gigantesche frizioni, sono esplosi dei problemi che non erano mai stati né affrontati né tantomeno risolti. In questo momento molti stanno dicendo che è necessario uscire dall'euro. Io tendenzialmente sono un europeista e non credo sia necessario, però credo sia necessario attivarsi al contrario. Cerco di spiegarmi, l'Unione Europea è partita su una gamba sola, è partita con la moneta unica, il mercato unico, la libera circolazione dei capitali. Dall'altro lato non c'è un'Europa sociale, un'Europa dei diritti, non c'è un'Europa fiscale, quello che vi dicevo prima. L'Irlanda è un paradiso fiscale nel cuore dell'Europa. Se noi abbiamo la libera circolazione dei capitali e non abbiamo più una sovranità monetaria, non c'è più nessuna barriera tra l'Italia e l'Irlanda, prendiamo questo esempio, potremmo farne molte altre, ma ogni Stato si tiene la propria sovranità fiscale molto stretta e le tasse le pago solo in Italia e le decido in Italia. Chiaramente le imprese è facile, sì, io mi stabilisco in Irlanda e pappappero, perché abbiamo fatto solo metà del percorso europeo e siamo fermi in mezzo al guado. In questo momento, quando siamo nella crisi, che cosa succede? Che non ci sono entrate fiscali, perché più c'è crisi, più scappo all'estero, più vado dalle altre parti, se posso farlo. Quindi io mi auguro che la seconda gamba, quella dell'Europa dei diritti, l'Europa sociale e l'Europa fiscale, possa raggiungere la prima. Sicuramente in questo momento siamo in un enorme squilibrio, perché ci siamo lanciati 30 anni di neoliberismo, quindi l'importante è abbattere i controlli sui capitali, aprire i mercati senza guardare agli altri aspetti. Su questo sicuramente la Germania fino ad oggi ha vinto, però adesso la stessa Germania rischia la recessione perché ha tirato troppo la corda. La Germania ha vinto perché spesso anche qui nel mito che ci viene detto sui giornali, la Germania è la locomotiva d'Europa e per fortuna c'è la Germania che ci trascina tutti. In realtà l'80% del surplus commerciale della Germania è fatto verso i paesi dell'Unione Europea. L'economia tedesca non tira perché vende in Cina o in India o nei mercati emergenti, vende soprattutto agli altri paesi europei. E prima della crisi in particolare vendeva moltissimo ai paesi del sud, alla Grecia. Vendeva tutti in Grecia, volevano le Mercedes, gli elettrodomestici tedeschi, le cose tedesche. Non abbiamo i soldi, come pago? Mi indebito. Come mi indebito, le banche tedesche prestano soldi alle banche greche che danno credito ai cittadini per comprare prodotti tedeschi. E in questo modo cresce il debito in Grecia, ma l'industria tedesca va fortissimo. Quando i cittadini della Grecia se non pagano più, problema di chi è? Sì, è della Grecia, ma è soprattutto delle banche tedesche che stanno fuori di un sacco di soldi pagati per far girare l'economia. In questo momento anche la Germania sicuramente ne ha guadagnato all'euro, anche l'Italia ne ha guadagnato per anni dall'euro, adesso. Non mi sta particolarmente simpatica come valuta l'euro e credo sia stato abbastanza un artificio, abbiamo accelerato troppo. Appunto, spero che potremo accelerare all'altra parte. Però di fatto l'Italia aveva dei tassi di interesse sui suoi BOT, BTP e CCT che erano enormi, con l'entrata dell'euro c'è stato più o meno lo scudo europeo per cui noi per 10 anni abbiamo pagato molto di meno il nostro debito pubblico. Nuovamente, adesso che c'è la crisi e che si pensa che l'Europa possa scoppiare, si torna, anzi vengono esasperate le differenze tra singoli paesi. Però, non lo so, io sono europeista e credo che una federazione che si possa andare avanti, mi auguro che si riesca anzi a allargare e rafforzare l'Europa, non a tornare alle valute nazionali.